CriptoFacile è veramente gratuito, quindi 1. Lascia like sotto i miei video, 2. Iscriviti qui sotto al mio canale, 3. Condividi il mio canale con i tuoi amici e i tuoi conoscenti. E ti lancio una sfida: se raggiungeremo 5.000 iscritti al mio canale, registrerò per te nuovi video gratuiti di finanza personale, investimenti e mindset. Buona visione! Vi faccio una premessa: non possiamo registrare una lezione su Coinbase perché chiede direttamente il numero di telefono. Però ragazzi, è veramente semplice, potete usare, diciamo, la procedura utilizzata per Binance, di solito è simile. Vediamo Huobi, vi faccio vedere questo. Huobi.com. Eccoci. Questo è un exchange, credo sia il terzo per volumi di scambio, è molto importante come exchange. Facciamo sign, la lingua c'è anche, no, non c'è l'italiano, quindi andiamo in inglese. Sign up, nazionalità Italia, email cryptovalute2021@protonmail.com, password così. Anzi, ok, potete quindi usare una password che soddisfi i requisiti richiesti. Se diventa verde significa che va a posto. Avete un invitation code, qui eventualmente potrete inserire il mio. Ho letto, go, non sono un robot. Dobbiamo trovare i trattori. Eccoci, 1, 2, ecco, questi sono i trattori. Perfetto, è arrivata una mail. Aspettiamo che arrivi questa mail, ci potrebbe volere un po' di tempo, o potreste trovarla addirittura in spam. Eccola, in effetti è trovata, è qui proprio in spam. 635713 635713. Non ho dovuto fare neanche invio, l'ha preso in automatico. Perfetto. Salva password, mai per questo sito. Vi consiglio, per motivi di sicurezza, di in genere non salvare le password, è meglio inserirle a mano. Ora, non è molto diverso da Binance, prenderete la mano, insomma, su questi exchange. Qui sul Binance c'è l'exchange, deposit e withdraw, come nello spot, il margin account, che come detto non lo utilizziamo, fiat account per, diciamo, euro, dollari, eccetera, e anche qui gli ordini. Qui c'è account and security, un passaggio sicuramente da fare, quello di registrarvi. Ecco, potete collegarlo sia al Google Assist, a Authenticator, sia al numero di telefono. Facciamo la prossima volta. La sicurezza dell'account è bassa proprio perché non abbiamo collegato niente, quindi non ci sono altri schermi. Potremmo fare qui phone number e collegarlo al numero di telefono, Authenticator, o qui eventualmente ad altri tipi di autenticazione che vi direi vi sconsiglio. Potete cambiare la password, anche phishing code per eventualmente le fake mail, ma lascerei perdere. Personal setting, fast withdraw, queste poi dopo sono impostazioni, niente di che. Qua c'è personal verification, ID verification. Qua dovrete probabilmente inserire i vostri documenti. Ecco, infatti dovrete mettere il passaporto, nome, cognome e la foto di un passaporto. Qui il numero e qua la foto. Ovviamente se non avete il passaporto potete mettere la licenza di guida, quindi la patente, o qualcos'altro di legale. Qui ci sono i parametri per mandare l'immagine. Non potete mandare un'immagine superiore a 5 megabyte, scusatemi. Tornando indietro potete fare anche advanced fiat verification, cioè la verifica avanzata per i depositi fiat, però vi direi che potete tranquillamente fare i depositi su Binance, considerando anche che è gratuito. Ok, non sta neanche caricando la pagina. Perfetto. Ok, quindi la base è questo. Dopodiché c'è Buy Crypto,
che però è una cosa un po' più basilare di quella che trovate su Binance, perché qui è una cosa molto semplificata, non ve la consiglio. Andrei su, guardate tutte le notifiche che arrivano, vediamo un po'. Market, ecco qua, Market, Exchange, e qui trovate alcune informazioni sui prezzi e su altro. Finance, qua trovate Finance Earning, che è una sorta di Binance Earn, cioè per mettere in flexible i vostri soldi, le vostre cripto. In questo caso Bitcoin da 1,45, vedete dall'altra parte su Binance davano 1,20, infatti ieri qua anche 1,27. Ci sono probabilmente altre monete che non trovate su Binance, e viceversa c'è anche il fixed, questo è fisso, 90 giorni qui all'8%, ma è anche terminato, quindi non sempre sono attive tutte le possibilità sugli exchange. Learn sarà ovviamente qualcosa per imparare, sì, le guide, insomma, potete, diciamo, spulciarvi un po' il tutto. Da qui potete fare i depositi o i withdraw. Vi ricorda che il sito per la sicurezza non vi chiede, cioè non trasferite soldi o password, insomma state attenti alla sicurezza, ve lo ricorda spesso. Qui esattamente come per Binance, vedete che c'è withdraw, deposit, questo si parla della valuta fiat, quindi dollari o euro, e sotto ci sono le varie monete, insomma, USDT, Bitcoin. Vediamo un po', qua c'è tutta la sezione dei derivati, ma ripeto, non è roba che utilizziamo noi. Anche questi, i prestiti in cripto, meglio lasciare perdere in questo momento. Qui, se andiamo a Spot Trading Exchange, si apre poi il vero motore, insomma, quello che avevamo utilizzato dall'altra parte, e vedete che qui ci sono le coppie. Vediamo se facendo view more, qui ci sono le coppie, perfetto, non ce le fa selezionare, ma le seleziono da qua. Qui c'è Bitcoin USDT, potete scegliere, insomma, Bitcoin Ethereum Bitcoin, vedete, fate qui EURBTC. Poi ragazzi, cambiano spesso, insomma, queste interfacce, quindi può darsi che vi troviate, ecco, qualcosa di diverso. L'importante è che capite che in alto a sinistra c'è di solito un motore di ricerca, qui scegliete una delle monete che vi indicano come accoppiamento, quindi consideratela prima o dopo lo slash, ma comunque una delle due della coppia binaria. Questa poi è la moneta di Huobi, la stablecoin di Huobi, e insomma c'è Bitcoin, Ethereum, le altcoin, insomma varie. Poi potete mettere, anche come su Binance, non ve l'ho detto, potete valorizzare la stellina per trovarvela poi tra i favoriti, quindi funzionano tutti più o meno allo stesso modo. Qui sotto anche c'è, come su Binance, compra e vendi al limite, quindi inserite voi un valore e finché non lo tocca non lo prende, lo trovate sotto gli ordini. A market, cioè insomma al prezzo attuale, quindi rischiate di pagarlo anche di più, insomma un Bitcoin in questo caso, visto che stiamo vedendo Bitcoin USDT. Che dirvi di Huobi? L'avete visto, è un sito sostanzialmente semplice. Più semplice soprattutto perché veniamo dall'esperienza di Binance, quindi siamo lì. Perché utilizzarlo? Ecco, perché spesso ci sono delle monete che non trovate su Binance, e devo dire è comunque un sito affidabile. Quindi io, per esempio, lo utilizzai in passato per acquistare DOT, Polkadot, prima che ancora venisse lanciato sul mercato. Qui avevano già una sorta di token che era una promessa di darci poi i DOT veri e propri. Ricordo che l'ho comprato a un buon prezzo, e dopodiché è approdato su Binance con tutt'altri prezzi, quindi è giusto essere registrati a tutti i siti dopo aver fatto anche l'identificazione, quindi per essere più liberi di agire, perché non si sa mai, potrebbe essere sicuramente utile disporre di varie possibilità di acquisto, perché molte monete non sono disponibili ovunque. E tra l'altro, pensate, proprio DOT, che vi dicevo prima,
pur essendo in top 10, anzi a volte anche in top 5, non è disponibile su Coinbase, quindi tante volte per comprarlo dovete essere registrati su tutti i siti.